Niente permesso premio a Sabrina Misseri. La Corte Suprema di Cassazione ha confermato il no alla richiesta di poter uscire dal carcere di Taranto. Sabrina, oggi 34enne, condannata all'ergastolo insieme alla madre Cosima per aver ucciso la cugina 15enne Sara Scazzi il 26 agosto 2010, resta dunque in carcere. Che alla fine chi non ha avuto giustizia non è stata Sara. Fino adesso Sara è quella che non ha avuto proprio giustizia. Il motivo è dovuto alla mancata ammissione del delitto da parte di Sabrina, fatto che secondo i giudici ne attesta la pericolosità sociale. Io non ho ucciso Sara, so io quello che sto passando, quanto soffro del fatto che Sara non ci sia più. Io non ho ucciso Sara. È il 2010 quando Sara, quindicenne, scompare in pochi minuti mentre dalla sua abitazione si dirige a quella degli zii Michele Misseri e Cosima Serrano per incontrarsi con la cugina 22enne Sabrina. Gli investigatori si concentrano sul rapimento e l'allontanamento volontario. Poi, dopo 33 giorni di ricerche, lo zio di Sara, Michele Misseri, confessa di averla uccisa nel suo garage, di aver poi abusato della nipote e gettato il corpo in un pozzo. Qui viene ritrovato il corpo di Sara il 6 ottobre. L'ho uccisa io, Sara Scazzi. Non mi credono perché dopo mi hanno fatto cambiare versione, mi hanno fatto cambiare tutto. Ma Misseri, portato in carcere, cambia versione fino ad ammettere che a ucciderla è stata la figlia Sabrina all'interno della propria abitazione. Sabrina viene arrestata con il movente della gelosia, oggetto della rivalità un ragazzo più grande. Le indagini culminano con l'arresto anche della mamma di Sabrina, Cosima, che avrebbe aiutato la figlia ad uccidere la ragazzina, spinta dall'astio nei confronti della sorella e dalla rivalità tra la figlia e la vittima. Se non arrestavano a me, non potevano arrestare neanche mia figlia. Il 27 febbraio del 2017 la Cassazione conferma la condanna all'ergastolo per omicidio volontario per Sabrina Misseri e la madre Cosima Serrano, 8 anni a Michele Misseri per occultamento di cadavere. Per me è il movimento sessuale, però arrivato a quel punto io ho pensato, forse Sara avrà detto, lo vado a dire a Sabrina, magari si è preso paura lui. Adesso, dopo quasi 12 anni dalla morte di Sara Scazzi, il tentativo di Sabrina di beneficiare di un permesso premio per riassaporare la libertà, nonostante i suoi legali affermino sia una detenuta modello, è stato di nuovo respinto dai giudici.